Arrestato dalla polizia un ingegnere già dirigente dell'ufficio urbanistica Vittoria, si tratta di Giuseppe Chiofalo, accusato di falsa attestazione, millantato credito e abuso di ufficio. Più che una marcia è stata una festa della legalità, così il sindaco Moscata all'indomani della manifestazione pubblica di ieri contro il crimine, e la città ha risposto presente. E a Vittoria la marcia per la legalità ha vissuto il suo momento culmine in Piazza del Popolo, con l'intervento in particolare del titolare del CAR Giuseppe Biundo: fermate la mafia e fateci lavorare. Il movimento Vittoria che cambia, chiama il commissario libero consorzio ad intervenire in merito al recente furto di pietre dei muretti a secco sulla Comi Soragusa, è un'azione indegna. A Ragusa le buche stradali non fanno dormire solo i tranquilli automobilisti, a Ragusa il movimento denuncia in particolare la pericolosa mega buca di via Don Carlo Tomasi. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, clamore a Vittoria in queste ore per l'arresto da parte della polizia di un ingegnere già dirigente dell'ufficio urbanistica presso il comune. Si tratta di Giuseppe Chiofalo, originario di Messina. Secondo l'accusa, tra le altre cose, induceva chi richiedeva concessioni edilizie a rivolgersi ad un collega del suo studio a Catania, intascando anche laute somme di denaro. Forze dell'ordine che hanno anche peso delle pratiche dei documenti a Palazzo Iacono. La squadra mobile di Ragusa, unitamente agli uomini del commissariato di Vittoria, ha tratto in arresto ieri sera Giuseppe Chiofalo, già dirigente all'ufficio urbanistica del comune Ipparino. L'uomo si trova adesso in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione a Messina. Le indagini hanno appurato che il professionista, in almeno un'occasione, avrebbe indotto una donna a revocare l'incarica di un ingegnere di Vittoria per rivolgersi invece ad ingegnere del suo studio di Catania, intascando laute somme in denaro. In un altro caso, Chiofalo avrebbe favorito un amico che aveva bisogno di acqua, ordinando agli operai del comune di Vittoria di consegnare con l'autobotte il prezioso liquido al suo amico, senza però rispettare la lista di priorità. L'uomo inoltre, per ottenere favori e privilegi, andava in giro con l'auto intestata al proprio studio, mostrando un distintivo di segnalazione manuale, ossia una paletta e un lampeggiante. Fino al giorno prima dell'arresto ha usato proprio la paletta per non pagare il parcheggio in aeroporto. Per questi fatti era stato già denunciato e nell'occasione si era presentato come segretario particolare di un onorevole nazionale, col quale aveva sì collaborato, ma da anni il rapporto si era interrotto. Dovrà quindi rispondere di falsa attestazione, utilizzo di stemmi di un corpo di polizia, millantato credito e usurpazione di titoli. Come dicevamo, sempre nell'ambito di questa inchiesta, la polizia ha anche sequestrato a Palazzo Iacono diverse pratiche che erano state curate proprio da Chiofalo, indagato prima di essere allontanato poi dall'ente professionista, che era stato rimosso dall'incarico fiduciario proprio dall'attuale giunta Moscato. Squadra mobile che ha effettuato anche perquisizioni e interrogato professionisti vicini all'arrestato. Più che una marcia è stata una festa per la legalità, così il sindaco Moscata all'indomani della manifestazione pubblica contro il crimine, città che ha risposto come meglio non poteva, dice Moscato, per respingere il duro attacco della criminalità al territorio. Adesso a bocce ferme vediamo anche alcuni interventi di alcuni protagonisti. Più che una marcia è stata una festa, per il sindaco Moscato era la migliore descrizione possibile davanti alla moltitudine di studenti, associazioni, sigle sindacali cittadini che con slogan e striscioni hanno partecipato ieri alla manifestazione promossa dal comune per reagire al duro attacco criminale che aveva colpito il territorio. Numerosi anche i rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi, dei club service e delle associazioni impegnate quotidianamente nel servizio alla collettività. Quello che è accaduto a Vittoria, insomma, nelle ultime settimane ha preoccupato molto, non solo Vittoria ma in generale tutta la provincia di Ragusa, ed era doveroso essere presente per dire con forza che le istituzioni, tutte le istituzioni, sono compatte nel dire no a ogni forma di soppressione della legalità, di violenza, di mancanza di tutela dei cittadini. In particolar modo diciamo no a chiunque pensi
che in questo modo si possa orientare, si possa sopprimere la libertà dell'iniziativa, la libertà privata, la libertà nell'economia. Non poteva mancare il sostegno della città di Comiso alla contigua e confinante città di Vittoria, oltre che il mio sostegno personale all'amico Giovanni Moscato, perché vedete, di fronte a situazioni di questo genere cadono e crollano le diversità politiche, perché bisogna stare vicino a chi in questo momento rappresenta una città. Quindi è bello vedere tanta gente oggi insieme a manifestare per la legalità, segno che la parte sana di una città come quella di Vittoria, ma in generale, è sempre preponderante e deve fare sentire la sua voce affinché l'altra parte, per fortuna minoritaria, non abbia a prevaricare. Il tema della legalità deve essere prioritario in tutto delle nostre attività politiche e amministrative, è un tema di scottante attualità alla luce anche segnali che provengono da certi settori della delinquenza, e quindi la nostra presenza è viva, importante, responsabile, perché il sindaco Moscato non si senta solo, così come è la città di Vittoria, le nostre comunità sappiano che teniamo alta la vigilanza, che siamo pronti in qualsiasi momento a dare la nostra prova, la nostra testimonianza visiva, perché c'è bisogno di essere uniti di fronte a temi importantissimi. A chiudere questa pagina adesso sentiremo i sindacati, ma soprattutto Giuseppe Biundo, titolare del CAR, vittima quindi dell'attentato criminale, ultimo attentato criminale in città, un Biundo visibilmente emozionato che chiede alle istituzioni di far rispettare le leggi, le regole che praticamente pochi osservano. CGIL provinciale e nazionale presenti oggi a Vittoria. Da questa piazza parte il no alla criminalità e ad ogni forma di mafia. Noi siamo scesi in piazza, come ogni giorno siamo sul campo per questa battaglia contro le mafie, con lo slogan "La mafia uccide il lavoro". Uccide il lavoro nei diritti, uccide il lavoro nella dignità delle persone e uccide la parte sana che opera e che tutti i giorni fa di questo paese la ricchezza principale, che è l'agricoltura. La CGIL nazionale guarda con interesse a quanto sta succedendo a Vittoria, che messaggio arriva? Guardiamo con molto interesse, questa manifestazione è molto importante. La legalità vince quando la gente ci mette la faccia e dichiara quello che non va. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria non può essere una zona franca, deve essere il mercato ortofrutticolo di Vittoria. E siccome è controllato dal pubblico, è bene che le istituzioni si riappropriano della legalità, perché non c'è lavoro senza legalità e non c'è futuro per questi ragazzi che sono qui in piazza, lo dobbiamo a loro. Abbiamo bisogno di un futuro a questo paese e dobbiamo lottare soprattutto per queste ragazze che sono qui con noi e che ci mettono la faccia. Benvenuti, grazie della vostra presenza, grazie al sindaco di questa iniziativa. Abbiamo subito un tentativo di farci fuori, di non lavorare più. Abbiamo 35 dipendenti, tutti con la 14a. Non si può distruggere un'azienda che lavora e tagliare i piedi così per farmi smettere di lavorare. Do la parola a voi anche per dire cosa si deve fare, perché la forza viene da voi. Da voi, perché... Ormai... Io sono in discesa, ma la nuova generazione si deve smettere. Noi non siamo con la mafia, noi siamo puliti. Questa mafia deve essere arrestata a vita, non deve vivere, perché è un malessere di quello grandissimo di andare a fare le cose veramente come Dio comanda, come sono le leggi. Noi dobbiamo rispettare le leggi, qua le leggi non si rispettano. Bisogna che ci mettiamo tutti d'accordo e di essere uniti per fare un discorso abbastanza osando, che così possiamo lavorare tutti e possono vivere tutti senza nessun problema.
Voltiamo pagina. Il Movimento Vittoria che cambia invita in questo il commissario del Libero Consorzio Dario Castabellotta a intervenire in merito al recente furto di pietre dei muretti a secco della provinciale che collega Comiso a Ragusa. Un'opera pubblica, dice nell'Odieli di pregio, che non meritava questa fine. In materia di furti, che nel nostro territorio sono praticamente all'ordine del giorno, quello che rattrista ultimamente è l'ennesimo furto del rivestimento dei muretti a secco consumato di recente sulla strada che collega Comiso-Ragusa, e quanto denuncia nell'Odieli del Movimento Vittoria che cambia, che parla di un'opera pubblica realizzata circa 15 anni fa e che ha impreziosito la sede viaria provinciale. Da semplice cittadino, Dieli si dice indignato per quanto accaduto, soprattutto per il ripetersi di queste azioni che continuano liberamente a deturpare il nostro paesaggio, un'azione che l'esponente del Movimento Vittoriese ha denunciato anche sui social, sperando che la segnalazione potesse avere adeguato riscontro. Invece il nulla, silenzio totale, che preoccupa le persone oneste, dice Dieli, ma che fa ben sperare i fautori dell'atto indegno nel continuare a rovinare l'immagine del nostro territorio. Dieli si chiede pertanto come sia possibile che nessuno riesca a porre un freno a questi episodi e come sia possibile che nessuno si sia accorto del furto, considerato che è una strada parecchio trafficata. Caro commissario, la conclusione di Dieli, vorremmo essere rassicurati che l'istituto da lei presieduto e gli altri organi preposti stiano facendo il possibile per individuare gli artefici di questi atti di vandalismo. Ne vale della nostra dignità di cittadini onesti che credono nelle istituzioni e pretendono rispetto per sé e per il bene pubblico. Incubo buche stradali anche a Ragusa, una mega buca in questo caso in via Don Carlo Tomasi non lascia dormire soli tranquilli agli automobilisti. Ragusa in movimento, quindi si chiede perché gli interventi di ripavimentazione sono rimasti incompleti. In via Don Carlo Tomasi, zona altamente transitata da Vera Europa e Corso Vittorio Veneto, da almeno due settimane insiste una buca molto profonda che crea non poche preoccupazioni agli automobilisti e soprattutto ai motociclisti in transito. È la denuncia dell'associazione Ragusa in Movimento che ha raccolto l'allarme sollevato dai ragusani sui social e, sebbene siano stati già interessati i vigili urbani, si chiede con forza all'amministrazione comunale di intervenire. In particolare si chiede al sindaco e all'assessore ai lavori pubblici di predisporre gli interventi che si rendono necessari, perché è quantomeno inopportuno che questa buca, che si va allargando sempre di più, continui a turbare i sonni degli automobilisti in transito in un tratto di strada tra l'altro molto frequentato per la presenza di supermercati, uffici e civili abitazioni. L'associazione ragusana accoglie anche l'occasione per mettere in evidenza lo stato di precarietà in cui si trovano numerose altre arterie stradali del territorio comunale. E forse sarebbe il caso, quindi, dicono da Ragusa in Movimento, di intervenire ancora una volta, visto che le ripavimentazioni già effettuate hanno coperto solo una parte minima della città. A Pozzallo ripresi i lavori della stazione passeggeri, erano stati sospesi, come si ricorderà, alla fine di agosto del 2016 per il mancato pagamento della ditta che sta eseguendo l'opera a causa del ritardato trasferimento dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Saldata la ditta per la tranche dei lavori già eseguiti, i lavori sono stati ripresi. Stavolta si dovrebbe arrivare senza ulteriori intoppi prima dell'estate a completare appunto l'opera. A Scicli il sindaco Enzo Giannone ha ricevuto ieri a Palazzo di Città i rappresentanti della comunità islamica presenti in città, primo cittadino che ha anche ricevuto in omaggio una copia del Corano. Un proficuo e amichevole incontro, quello avvenuto ieri a Palazzo di Città tra l'amministrazione comunale di Scicli e il rappresentante della comunità islamica. Il sindaco Enzo Giannone e il vice Riccotti hanno ascoltato durante l'incontro le richieste della comunità e hanno manifestato l'intenzione dell'amministrazione comunale di lavorare verso forme di accoglienza e integrazione che siano quanto più orientate a costruire modelli di società aperti, costruiti su reti di relazione e scambi reciproci. I rappresentanti della comunità hanno inoltre manifestato grande disponibilità a collaborare con la stessa amministrazione nel realizzare processi di integrazione, inerenti soprattutto ai valori del rispetto e della convivenza e mostrando apprezzamento per le politiche sociali finora attuate dalla Giunta Giannone. L'incontro si è quindi concluso con la consegna al sindaco di alcuni doni, tra cui una copia del Corano da parte della stessa comunità islamica. Domenica prossima al Teatro Naselli a Comiso il concerto del gruppo Highlight Quartet. Per l'occasione ci sarà anche Oscar Del Barba al pianoforte.
Verrà presentato domenica prossima al Teatro Naselli di Comiso l'album Highlight Quartet Fit. Si tratta del quartetto composto da Giovanni Di Giacomo, sax alto e soprano, Genco Tena alla chitarra, Attilio Zanca al contrabbasso e Alfonso Donadì alla batteria. Per l'occasione ci sarà anche Oscar Del Barba al pianoforte. Il repertorio, come è noto, è prevalentemente basato su musiche composte e arrangiate dagli stessi musicisti. E la natura del loro sound è strettamente legata al folklore e alle sonorità europee, dove però resta evidente la tradizione americana, che è la matrice comune di tutti i musicisti della scena jazz internazionale. Il quartetto ha inoltre all'attivo la registrazione di un album pubblicato nel giugno 2016 e presentato al Vittoria Jazz Festival, che vede tra gli ospiti il sassofonista Tino Tracanni e il pianista Oscar Del Barba. In programma c'è anche l'uscita a giugno di un secondo CD. L'anno scorso il quartetto ha anche inaugurato la prima edizione del Festival Jazz Me 2016 di Milano e dopo tutta questa attività e questi movimenti domenica prossima quindi l'approdo al Naselli davanti al pubblico di Comiso. Oggi venerdì e per circa una decina di giorni il parco del castello di Donna Fugata rimarrà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria. Avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, soprattutto il forte vento, hanno reso necessario predisporre alcuni interventi per mettere in sicurezza arbusti e presenze arboree nel parco. Per il periodo di chiusura il costo del biglietto unico per visitare il maniero sarà ridotto da 8 a 6 euro. Il calcio, Ragusa che si congeda quindi dalla Coppa Italia in quanto eliminato dal Canicattina al doppio confronto, due sconfitte in entrambi i casi che hanno appunto decretato l'eliminazione dagli azzurri dalla manifestazione. Due sconfitte, 4-1 a Canicattì e 1-0 ieri al Bianza, hanno decretato l'eliminazione del Ragusa dalla Coppa Italia. In semifinale approda così la formazione agrigentina che nel computo finale ha meritato di andare avanti, mentre ieri in una partita noiosa e senza grosse emozioni agli ospiti è stato sufficiente amministrare il rotondo successo dell'andata per poi colpire e chiudere la pratica. Il Ragusa dal canto suo non aveva molte speranze di ribaltare il pronostico, stante l'assenza di alcuni titolari e la presenza di uomini che avevano da poco smaltito degli infortuni. La Vaccara inoltre ha risparmiato anche Bonarrigo, mentre Arena e Vendigni si sono dati il cambio. Più importante a questo punto della stagione il campionato con i prossimi impegni che potrebbero essere decisivi per il verdetto finale, quindi inutile rischiare giocatori importanti in vista del rush finale. Anche perché il risultato d'andata non autorizzava certo grosse speranze di rimonta. Meglio quindi pensare al campionato dove gli azzurri devono tenere a distanza il Paternò, formazione che domenica riceverà il Vittoria e la Ragusa spera stavolta proprio nei cugini biancorossi per dare un altro strappo verso il traguardo promozione. E a chiudere si svolgerà martedì prossimo a Ragusa Ibla la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa archeologa Paola Pelagatti. Il sindaco Federico Piccitto infatti consegnerà la pergamena all'illustre ricercatrice che ha dedicato buona parte della propria vita professionale allo studio, conservazione, fruizione e tutela del notevole patrimonio archeologico presente nella Sicilia sudorientale. Breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Siamo al riepilogo dei fatti nel primo piano. Arrestato dalla polizia un ingegnere già dirigente dell'ufficio urbanistica Vittoria, si tratta di Giuseppe Chiofolo, accusato di falsa attestazione, millantato credito e abuso di ufficio. Secondo l'accusa, induceva chi richiedeva concessioni edilizie a rivolgersi ad un collega del suo studio a Catania intascando l'auto e somme. Al dirigente sono stati concessi i domiciliari. Più che una marcia è stata una festa della legalità, così il sindaco Moscata all'indomani della manifestazione pubblica di ieri contro il crimine e la città ha risposto presente. Per Moscato migliore descrizione davanti alla moltitudine di giovani studenti non poteva esserci, in particolare hanno colpito la massiccia presenza di studenti e di giovani che non hanno voluto mancare alla iniziativa di protesta.
e a Vittoria la marcia per la legalità ha vissuto il suo momento culo in Piazza del Popolo, con l'intervento in particolare del titolare del CARI Giuseppe Biundo: fermate la mafia e fateci lavorare. Visibilmente commosso, l'ultima vittima della criminalità ha ringraziato tutti per la solidarietà, poi ha spronato l'istituzione al massimo impegno per stroncare la mafia che toglie lavoro e futuro. Il movimento Vittoria che cambia chiama il commissario Libero Consorzio ad intervenire in merito al recente furto di pietre dei muretti a secco sulla Comiso Ragusa. È un'azione indegna. Per non lo dire, è inammissibile il ripetersi di queste azioni che deturpano il nostro paesaggio, come è assurdo che nessuno si sia accorto del furto in un'arteria frequentata giornalmente da migliaia di automezzi. A Ragusa le buche stradali non fanno dormire solo i tranquilli automobilisti. A Ragusa il movimento denuncia in particolare la pericolosa mega buca di via Don Carlo Tomasi, buca presente da almeno 2 settimane in una zona dove insistono supermercati, uffici e abitazioni. Un appello è già lanciato ai vigili urbani, ma si chiede adesso con forza che intervenga l'amministrazione comunale con operai e tecnici. È tutto, grazie per essere stati anche oggi con noi, appuntamento alle prossime edizioni.